Fai puntigliosi, sì, ma le presentate con due modifiche dei regolamenti, anzi, li abrogate questi articoli di regolamento? Cioè, e pretendete che nessuno vi chieda almeno quanto pensate di risparmiare, visto che la giustificazione è portata in consiglio a quello che avete risparmio? Sì, è una somma tanto elevata, però comunque parliamo di 22.000 euro. 22.000 euro? 200.000. Non è una somma. Allora, se posso, sindaco, visto che prima ho fatto la domanda, 22.000 euro. Faccio notare che io il bilancio ho dato un'occhiata, non sono un esperto, però insomma, un po' di tempo ce l'ho perso. Faccio notare che il risparmio non è di 150.000 euro, ma in tutto del servizio del sociale di 312.000 euro. Ma io questo poi io non sono un tecnico dei servizi sociali, però ho chiesto conferma anche alla ragioniera, diciamo, è comune con me sul fatto che un conto è andare a pagare gli istituti, un conto le famiglie, tant'è che la spesa di cui parla il consigliere Luca non è la spesa molto più grossa che noi paghiamo agli istituti. Noi, anzi, forse dovremmo proprio salvaguardare queste spese, questi contributi che noi diamo a queste famiglie, perché sono un argine contro l'aumento delle spese delle rette. Io faccio presente, sindaco, non so se voi avete letto il bilancio. Abbiamo letto molto attentamente. Allora, lei saprà meglio di me, lei saprà meglio di me che la spesa delle rette è aumentata da 500 a 510.000 e noi adesso stiamo parlando di 22.000 euro. Ma ci chiediamo per caso il fatto che se noi andiamo ad eliminare queste convenzioni che diamo a queste poche famiglie, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere pure questo un giorno, magari cominciamo a mangiare e magari la situazione sociale peggiora ancora di più, e magari ci troviamo poi con dei costi delle rette presso gli istituti ancora maggiori, perché non abbiamo fatto mai un'adeguata prevenzione sostenendo le famiglie che sono impegnate su questo fronte. Perché siamo d'accordo con lei che quella è la spesa da andare a tagliare, quella delle rette dei minori. Però quello che state facendo voi è porre in essere dei provvedimenti che alla lunga non faranno altro che aumentare queste spese. E soprattutto, visto che il bilancio lo avete letto attentamente e visto che stiamo anticipando quello che poi sarà la discussione del provvedimento sul bilancio, ma l'avete visto l'andamento del bilancio pluriennale? Io un'occhiata gliel'ho data. L'avete visto le spese previste per l'anno prossimo e tra due anni? L'avete visto che i costi che avete abbattuto adesso ritorneranno ad essere come quelli di prima tra due anni? Che praticamente i danni che state facendo adesso non sono danni strutturali, ma sono solo danni che servono per far quadrare i conti, e vi diciamo la qual è la verità. Perché se il consigliere oggi fosse consigliere, ma la giunta fosse venuta qui, le spese continuano a essere alte come l'anno scorso. Ora abbiamo fatto questa delibera e quest'altro provvedimento affinché dall'anno prossimo forse cominciamo a risparmiare 50.000 euro da due anni 100 e così via. Noi avremmo detto, vabbè, magari ci sarà un altro anno che è andato un po' male, però si stanno ponendo in essere dei provvedimenti per il lungo periodo. E invece poi andiamo a ragionare sui 20.000 euro. Ma di che cosa stiamo parlando? La considerazione da fare, io ho completamente ragione che se vai a togliere lì delle famiglie è chiaro che se domani la famiglia rinunciasse al... riduciamo questi costi, ma lasciamo il minimo, poi eliminare addirittura, cioè passare da un contributo al zero. Io posso pure dire, vabbè, riduciamo tutte quante le voci di spesa, e posso essere d'accordo perché magari spendiamo troppo, però da qui ad arrivare a zero, io per questo poi diciamo all'inizio un rinvio di questi punti, perché almeno siamo un attimo di sviscerare il calcio. Si vede, non si vende il problema.
problema non è il fatto di togliere il tutto, è il fatto che noi anticipavamo per Guidonia, anticipavamo noi i soldi come cassa comunale, perché Guidonia non ci dà. Allora la forza che diceva il sindaco prima su 150.000 euro, io ne avrei fatti 300.000 se era per me, sui tagli, no no su questi, su quelle delle case famiglie, perché lì è un furto. C'è gente che paghiamo 130-140 euro al giorno, io ne darei 50 alle famiglie, se si, scusa, se si vedessero, risparmieresti tanto 80 euro al giorno, vanno. Cioè qui il bambino dice che costano 30.000 euro l'anno, una famiglia 30.000 euro per un bambino, non lo spenderà mai. Però se a noi abbiamo finito di... Scusa, stai facendo un ragionamento giusto infatti. Cioè, però state facendo delle azioni che sono totalmente nella direzione di fare, perché quei soldi sicuramente chi l'avete liberati, l'avete liberati per incentivare, certo. Perché il sindaco che fa l'avvocato del Siena non sa qual è la differenza tra affidamento, adozione e struttura all'interno, no? E allora se finora ce lo stavano 300 euro al mese a integrazione della famiglia, adesso c'è il rischio che non daremo più nessun bambino in affidamento. C'è il rischio che qualcuno che è in affidamento possa ritornare. Ma non siamo noi che diamo non possiamo, ma non possiamo basare sempre le nostre azioni sul volontariato e sulla benevolenza delle famiglie, che per carità bisogna ringraziare le prime famiglie che prendono i bambini in affidamento. Cioè, no, ma infatti c'è così il discorso, cioè il problema è soltanto che non è azzerare e non dare più nulla a queste benedette famiglie che chiaramente fanno un servizio non indifferente, prendendosi a carico dei responsabili dei minori. Però, e noi anticipiamo in continuazione i soldi che la Regione, perché la Regione, come diceva Chiara, la Regione ci ha detto espressamente che lei i soldi li gira al piano di zona, al piano di zona, e fa tutto nel calderone del bilancio comunale di Guidonia, non ci ristorna. E allora, la lettera che abbiamo fatto, il sindaco ha firmato, sia con al tribunale, sia al presidente, sia al consiglio dei ministri, la papà sta proprio per fare, cioè che è impossibile che un bilancio venga soltanto fatto per il servizio sociale. Ma noi ti ricordo che è una voce, come sapeste lettere, ma non sono partite, ma siccome la situazione non sapevate, lo sapevate da sempre, ma questo da gennaio, da tutto l'anno deve stare questa situazione per sì. Che deve essere questo obiettivo per il comune. Ce ne ricordiamo perché abbiamo pagato la protesta il giorno prima le schiave e prima non abbiamo fatto niente. E così, per forza, dopo se riconduce tutto a quello che abbiamo organizzato. Beh, una mera operazione del bilancio, non lo dobbiamo, altrimenti non chiudiamo il bilancio. Però ne prendiamo atto, però le dobbiamo essere risolvere. Il sindaco in modo scolato dice che questa cosa è una cosa sua, la rivendica, per carità. Non sappiamo, mica. Però tutto il caso non ci sapete dire né quando è stato pagato né quando è morto. Ah, ecco. E poi ma sul bilancio non avete 22.000 euro. Poi magari per il centro di 1.000 euro ne aspettiamo 23 per 2 mesi d'estate. Ma mica perché quello non va bene. Sì, non c'è una presa situazione. In merito appunto a quello che stiamo facendo adesso, proprio in ordine alle spese che questo ente sostiene, in ordine a questa voce dei servizi sociali. Dopo che finalmente la maggioranza prende atto che è un costo insostenibile, noto che quello che hanno confermato in questo momento sia il sindaco che l'assessore. Va nella stessa direzione di quello che abbiamo sempre detto noi della minoranza, da quando c'è stato questo Consiglio Comunale, che questa voce di spesa è in continua crescita e che rispetto ai comuni che ci incontrano, che i microfi, che confinano con le vaccinine, anche con tutti i casi, sostengono le spese di carattere. Abbiamo appreso, ma lo sapevamo già, che i minori sono da 22, adesso diventano 21, e che comunque di Bologna ce n'ha 15, almeno la compagna aveva 15 e mai informato. E questo effettivamente è un dato affatto strano, è un dato che non risponde
a quella che dovrebbe essere appunto la situazione dei servizi sociali, la situazione di queste famiglie in difficoltà che si vedono letteralmente strappare i figli per essere affidati appunto a queste case famiglie che costano 130 euro al giorno per ogni minore, formando una spesa totale, quella sì, da un minimo di 80 a un massimo di 130, però sono sempre delle spese familiari. È stata sempre denunciata questa mancanza di controllo e soprattutto di fornire degli indirizzi utili agli uffici che gestiscono questo tipo di servizio. Io non voglio criticare gli uffici perché non è mio costume, anzi, gli uffici fanno del loro meglio sicuramente per quanto riguarda tutti i settori. Però c'è qualcosa che ritengo debba essere fatto, finora non è stato fatto. E non è stato fatto appunto quello che andrebbe nella direzione di un intervento che quelli bravi definiscono appunto interventi strutturali. Si agisce un po' alla cieca, si riducono certe voci di 150.000 euro, ma siamo, come qualcuno ricordava, nel 21 di agosto. Quindi l'incidenza di questo minore che viene dato in adozione a chi otterrà, appunto, ha ottenuto questo bambino in adozione, quando incide da qui alla fine dell'anno, anche fosse 3.000 euro al mese, per 4 mesi sono circa 12.000 euro. I 150.000 euro di riduzione del servizio sociale, io temo che entro la fine dell'anno, entro i termini per l'assestamento del bilancio, ovvero entro il termine del 30 di novembre prossimo, quanto è un mese, si dovranno rifare delle variazioni al bilancio e rimettere i soldi per lo stesso. Però evitare questo non è che si evita facendo soltanto una riduzione e un taglio così fatto in modo approssimativo, perché direi che sia stato fatto in modo approssimativo, proprio per sopperire a queste esigenze di bilancio, appunto, e far quadrare i conti, che sennò non parlerebbero. Ho sentito che abbiamo dovuto aumentare la DASI per far fronte a questo servizio. Io ricordo che ho sempre avuto la DASI. Sta dicendo di no. Qualcuno l'ha detto. No, sto dicendo io che siamo fortunati allora. Però forse abbiamo aumentato altre cose, altre entrate, certamente. Però insomma, ricordo che le aliquote sono giunte più o meno al massimo. Non la DASI, ma anche quella che non si può aumentare più di tanto se lì appunto la sociali. Diciamo che comunque, quello che volevo rimarcare è proprio questo, che va fatto un intervento di natura strutturale su questa voce per fare in modo che queste spese vengano ridotte quanto più possibile. Come si fa? Si fa agendo sulla un'analisi molto dettagliata su come vengono affidati questi minori alle case famiglie. Io ritengo che l'ufficio ha detto faccia il proprio dovere, indubbiamente. Però se questa è la situazione, qualcosa che non quadra c'è, per cui va sicuramente potenziata l'azione di controllo. Volevo solo far presente che comunque 5 minori delle strutture, e poi uno è uscito per aver raggiunto la maggiore, parlo dall'inizio del 2015, uno è stato mandato in affitto, uno è stato mandato in istruzione e due sono stati reintegrati nelle proprie famiglie. In questo caso si è fatto anche impressione che siano 5 minuti in meno fino alla fine a dicembre. Sì, ma non lo copriamo il costo. No, beh, assolutamente era no, però infatti, dobbiamo lavorare perché abbiamo 5 minuti. Tuttavia, questa azione va fatta e andava fatta fin dall'inizio dell'insegnamento di questa amministrazione. Questo è quello che volevo mettere in evidenza, cosa che finora appunto non stava facendo, tutta
tuttavia i minori, comunque sono sempre escluso, sono un'enormità rispetto alla popolazione di questo comune. Di questo è io sull'efficienza e sulla serietà dei lavoratori dei servizi sociali e del consigliere stesso non è eccedente, perché tu insegni, fai la professione, quando un magistrato ordina a un comune di agire in un certo modo, è veramente un professionista nel tuo discorso, un dipendente, un altro, cioè se deve attenere alle leggi. Non penso che nessuno di noi che se avesse una responsabilità del genere non mette una firma sulla relazione fatta dai carabinieri. Quindi chiaro, purtroppo siamo incappati in famiglie particolari, forse la nostra fa sempre la nostra comunità, però l'assistente sociale per questo lo può fare, anzi si adopera affinché queste famiglie vengano riaffidati o riempitati in famiglia. Ne riparliamo pure oggi, però di fatto il tema che avete portato all'ordine del giorno è la riduzione della spesa dei 22.000 euro. Perché tu prima? No, questa non so per 22.000 euro, perché il sindaco è sempre su 41.000 euro. Ma non avevo letto più. 49 l'anno scorso, quest'anno 41 del meno, sì. Una buona notizia, puoi mettere questi 41.000 euro che sono una sopra. Io ero il bilancio. Questi 150.000 euro che stiamo facendo sul suo problema qui, l'abbiamo fatto andando a togliere anche altre voci. Qui stiamo parlando di una cifra di 30-40.000 euro. La quale magari non poteva mostrare tanto, ma la riduzione poteva essere parziale e non un netto al 100%. Non è giusto, cioè, dai 41.000 euro per il bilancio comprendono non solo queste cifre del bilancio pubblico derivante dalla questa posizione di articolo, ma anche da altre somme che abbiamo cominciato, no? Ecco qua il mio. Abbiamo tolto i contributi economici perché non sono indigenti. Però per il scusate, posso dire, non sento. Allora, abbiamo tolto i soldi per i contributi economici, non ci stanno per i contributi economici. E poi abbiamo tolto questi qua quelli degli affitti che siamo in attesa di Guidonia, che ci fa sapere qualche cosa. Questo 41.000 euro che mi sono parlato che risulta in bilancio che fa? Sì. A che cifra di concreto? Tutte queste cose qua messe insieme, cioè tutti tutto quanto messo insieme. Quindi 21.000 euro che ha comunicato Pino riguardano soltanto gli affitti o soltanto... No, Pino ci ha messo anche per i soldi per la mensa scolare, sì, questa è la sua Chi è?
non sai c'è che la revisione della tariffa al 50% per le famiglie in situazioni economiche disagiate. C'era prevista nel regolamento precedente una soglia di ISE che azzerava completamente il costo, appunto abbatteva come capisce il PIL il 50%, e quindi diciamo che da un lato siamo messi un po' la cosa, ma dall'altro ci si adegua anche alla normativa di riferimento, perché le mense scolastiche purtroppo non sono previste come servizi a contribuzione, quindi diciamo parte del costo viene coperto dall'utenza e parte dal pubblico, ma vengono individuali da un periodo del Ministero dell'Interno come servizi a domanda individuale, quindi rispetto ai quali si dovrebbe tendere alla copertura del 100% del costo del servizio con la quota versata dall'utente, insomma dagli cittadini che chiedono per i propri figli di usufruire di questo servizio. In realtà siamo riusciti comunque a non andare proprio letteralmente in questa direzione, perché comunque il costo è invariato, sono sempre €3,50 di terza utenza e parte come di 50 centesimi, perché questo mi sembra che sia €3,95 che resta a carico del comune. Però abbiamo comunque dovuto regolare questa situazione, come cosa si chiede con la cultura del 100% del servizio, quantomeno togliendo questo tipo di agevolazione che avrebbe comportato un esborso delle casse comunali ancora più superiore qualcosa fino allo scorso anno rispetto a quello per cui dovrebbe. Quindi è questo insomma il senso del provvedimento. Con, ho appena detto, questa motivazione ulteriore che andrà necessariamente nelle considerazioni. Assessore, ma quindi questo per norma è considerato un servizio a domanda? Domanda in cifra. E la quota pagata dal cittadino facendo la presenza? La pagata al cittadino è di circa €3,50, mi sembra. Io adesso è un po' che non mi occupo senza mai di istruzione, però mi sono documentato con i responsabili del servizio, anche per capire bene le procedure, e comunque la cifra è rimasta invariata da qualche anno. La pagata al cittadino è di €3,50 per il pasto. I risparmi che avremo in questa da parte dei €20,000 presumo che il punteggio sia dotato in quella direzione, il risparmio poi ho visto sulla base a livello dei servizi sociali delle famiglie che ricadendo in quella fascia di ISO usufruivano di questa riduzione del 50%. No, la riduzione esatto, ma siccome ci sarà un numero consolidato, se nel 2014 13 famiglie hanno usufruito della riduzione perché erano il secondo o il terzo figlio, adesso dovremmo sapere che questa azione ci porterà in linea di massimo al risparmio di zero. Fermo restando sempre che tutto quello che era stato fatto con l'intento contrario, cioè quello di aiutare le famiglie. Una volta vogliamo incentivare le nascite, una volta vogliamo incentivare le famiglie che vengono ai bambini, poi avere al secondo, al terzo, al quarto figlio, gli togliamo la possibilità di però. No, qua sicuramente non è quello, non è una questione di secondo, cioè quello tutt'al più rientra nel discorso relativo al scolatus, quello che riguarda il servizio di mensa scolastica, questa era una riduzione dovuta al reddito familiare calcolato sulla base dell'ISE, diverso il discorso. Cioè è giusto quello che dici, però parlavamo della mensa che non è
riguardava diciamo agevolazioni dovute al fatto che avere più figli, questa è una questione reciprocale che ormai è al 50%. Sì, sì, ma non c'è più questa agevolazione per il 50%, è questo quello che si aggiunge. Noi potremmo pure dimostrare che con questa delibera che là si nulla. Guarda, la prossima delibera, quando vedremo il bilancio, che voi siete riusciti a favolare l'ASI, però tardo la votate lo stesso, saremo sempre 6-3. Quindi da dove ci risparmiamo la parola e te lo spiegate nella delibera del bilancio che l'ASI non volano, però voi siete veramente bravi che avete fatto volare l'ASI. Come è responsabile? Ma solo in territorio di San Polo. Volano l'ASI. Vabbè, nessuno c'è da dire. Che abbiamo dietro. Ma tu perché sei lei con ciò che non si indicare? Ma anche l'asini che governano. Grazie.